Ora dovete me, mi sono anche roba. Thank you.
Mondiale, credetemi, il massimo al mondo che si può dare su una macchina
è la S4. Credete, è veramente la macchina, l'abbiamo soprannominata noi dell'autocross, la macchina che respira. E infatti potete sentirla respirare veramente con quei motori di carico di turbo che ha. Ritmo 9,70, come nel caso di Parvo, più propulsore a 16 valvole 2000, è il 2000 il massimo del risultato. Io cambio
che sia una cazzo. Però non do le camagne. Tirare un po' tutti e senza stampo pubblico
segnala i colori giallo e rosso, bene come i mezzi fatti in corsa, perché so che i ragazzi hanno lavorato sotto ultimamente in questi giorni. Ci sono fare a bere, con Dio voglio. Ricordiamo, terza divisione, Cross Junior, fino a 1600. In pista c'è Renato Bortoletto, dobbiamo cava il paio d'armatura. Che è compattai nazionale, purtroppo resterà suo il secondo posto, in quanto il primo è matematicamente il Cesino Quattaroni, a proposito di una che Cesino Quattaroni, Renato Bortoletto è subito un sotto sopra qui senza problemi per
116 poche possibilità. Alfredo Gamba comunque rimanere qui. Intanto sono già cambiate le posizioni al comando, numero 91 Federico Fontana con il parapendio e ciondolone continua a girare, Renato Pontolente. Di questa giornata, questa pista è nuova completamente, 10 giorni di esecuzione, i piloti si sono trovati di fronte qualcosa di veramente nuovo, è una pista che permette due grosse zampate di velocità, questa del recepito e l'altra subito seguente, si entra bene sul primo curvone, può tirare quasi 300 metri, la pista è lunga 900 metri circa. Le posizioni poi per superare, spettano tutti i colpi per l'occhio. Anche perché la pista deve entrare nel cervello, capite, per ragionarsi su e tanto vedete Renato Pontolente che attacca Federico Fontana ma non ce la fa finire. Proprio dove la macchina può sempre che non vediamo dietro al muretto. Ha delle difficoltà enormi perché non è così facile, bisogna essere degli abili e anche credetemi dei mordaci, veramente mordaci, per riuscire a sorpassare. Ecco Renato Pontolente intanto ancora la carica. E ragazzi, ci sono ancora 3,5 giri da fare, io credo che ne vedremo ancora. Federico Fontana non molla, Renato Pontolente nemmeno. Adesso ne vedremo ancora evidentemente ci sono anche, torno a ripetere, mi sembra che siano anche dei problemi al cambio per Renato, perché Renato è venuto fuori troppo largo a questa sera. Venuto fuori troppo largo per non permettersi, 21 sulla vettura giallo bianca di Federico Fontana. Eccoli qua, ancora i 50 metri, difficoltà per mettersi fuori dalle complessità del circuito, ancora Renato molto lento davanti. Vedo anche due motori per... conosciamo ormai tutti da anni Renato Pontolente ad opera questo motore, da anni, e quando dico da anni credetemi perché chi con me è sempre stato quello di Federico Fontana è invece un po' di innovazione, un paio d'anni che questi motori sono saliti alla ribalta dell'autocross nazionale, sono motori che possono girare su lei all'improvviso. Perché io sono convinto che poi abbia un po' più di potenza e che lo notate anche voi, certamente nelle mani, c'è ancora Renato Pontolente, ancora Renato Pontolente davanti, è riuscito evidentemente a venire su Federico Fontana, la bandiera stata è in mano al direttore di gara, ultima accelerata per vedere chi affronta nella maniera migliore questo recinto. Renato Pontolente si è ripreso la sua posizione ed è riuscito a confrontare con il numero 91 adesso al centro al marco, eccolo qua, è riuscito a prendere il passo della pista che si trova la chiave al marco per il quale
Napoli e con il numero 186 troviamo De Luigi. Mi sembra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mancano. Serie 4 a Stranino, con il numero 177 Silvano Pada. Silvano Pada sia 500 metri di distanza con corse, numero 177 io secondo Pada esattamente Gnocchi con il della Paraglia corse Giulio Montano con il 185 delle testo di oh, già terzo bada. Sì, sì. Io cano suo ieri. Primo Lorenzo Lazzari, secondo Pignotti, terzo Pada Silvano. 9 vetture, 9 vetture incollate. Incolla in seconda secondo 500 non ce la fa, Pignotti non ce la fa, perde la seconda posizione, si fanno male tanto e conquistando la seconda posizione. Campeonato nazionale.
squadra di prima posizione, Ivano Barres con l'esterna Ramosini, con la gomma posteriore destra completamente a terra, Giulio Contratto si fa sotto, voglio fare un po' di Vai, vai, figa come che combatte con Ferre, eh!
Yeah.
sabe quem é o Sérgio? Você cala a boca. Ancora detta il 24 di novembre, credo che tenga il 22 domenica scorsa.
sapore di vittoria, come si vuol dire. Alberto Maggiore però non mollerà sicuramente con il fatto, adesso comunque mano alzata, vediamo chi è
sapere quali sono i piloti, e Bonollo intanto che continua a rimuovere, non sono tante brigate che hanno Italiano, a tutti gli altri,